Sì, siamo al Caffè Déco in Piazza della Libertà a Firenze, dove siamo venuti a sostenere con la nostra presenza fisica il gestore del locale che ha ricevuto delle minacce intimidatorie perché ha ospitato in questi anni le riunioni del Meetup di Firenze del Movimento 5 Stelle. Che io devo distinguere le persone là, devo dire guarda, lei è del 5 Stelle, non deve entrare qua, questa è una follia pura. Questa è una cosa che sono rimasto molto male. Allora perché devo avere queste paure? Mi mandano la lettera, ti mandiamo la benzina, io non sono un Volkswagen, la benzina è per bruciarmi. Capito? Io ho accolto tutti i partiti, tutte le associazioni, tutte cultura, politica, di tutte le cose. Per questo sono rimasto molto male, mi dispiace. Vi ringrazio i ragazzi di 5 Stelle che con la loro solidarietà personalmente, con le telefonate, con tutto, mi sono stati molto vicini. E io vi ringrazio veramente di cuore. Andiamo avanti, io non ho paura, le mie porte saranno aperte per tutti quelli che saranno, rispettano la legge, le regole, le cose del locale. Io sono aperto a tutti. E buon lavoro a tutti i giornalisti e i ragazzi di 5 Stelle. Grazie. Non avrei mai creduto di sentire raccontare una storia del genere a Firenze. Siamo arrivati a questo punto, arrivano le minacce a chi ospita il Movimento 5 Stelle. Vuol dire che siamo nel giusto, che stiamo dando noia, andiamo avanti, continuiamo a lavorare seguendo la nostra strada, non ci faremo intimidire. Tra l'altro questo fatto, se fosse successo anche a altri gruppi politici, ovviamente noi saremmo stati vicini e ci avrebbe fatto piacere che questa vicinanza fosse stata espressa anche da loro. È una cosa inaccettabile, è una cosa che noi non possiamo assolutamente tollerare. Riteniamo davvero che sia importante stringerci attorno a questo locale per manifestare tutta la nostra sensibilità al problema e la nostra indignazione.